la prima cosa che ci viene detta: a Vietri troverai ceramiche bellissime. E così è, visto che è qui il centro propulsore fin dal Medioevo di questi pavimenti maiolicati tipici della costiera. Dipinte a mano e richieste in tutto il mondo, le ceramiche hanno musei dedicati e botteghe artigianali davvero suggestive. Ma Vietri è molto altro, un gioiello che sa distinguersi per quel suo gravitare in antichità sulla Longobarda Salerno più che sulla Bizantina Amalfi. Le case sono una mescolanza di genere raro e diverso dal resto della costiera. Vietri sembra aspettarti, adagiata su una montagna che finisce in un mare incredibile che sembra farle spazio con una strana riverenza. A vederla dal mare, infatti, Vietri sembra un'isola, con i suoi ritmi meno affaticati delle frazioni vicine, tante le costruzioni piene di fascino e storia, come quella di Palazzo Suriano. Visitabile al pubblico, riaperto da poco dopo la pandemia, risale al 1700 e tante leggende sono passate di qui. Alcune sono raccontate in una biblioteca dai testi rari e introvabili, perfettamente conservata. Nel palazzo, infatti, sono raccolte le testimonianze dei vari maestri che per le scuole di ceramica che si sono succedute nel corso dei secoli hanno contribuito a rendere famosa in tutto il mondo la ceramica vietrese. Una passione per ogni dettaglio, quella di chi se ne prende cura. Numerosi altri cimeli preziosi narrano persino la storia della musica. Noi abbiamo riportato in funzione tutti gli strumenti dell'epoca. Partiamo dal fonografo, dai cilindri fonografici, le prime incisioni tra fine 800 e inizio 900, e l'ospite ha la possibilità di ascoltarli, quindi di immergersi nel suono dell'epoca, quindi non nelle riproduzioni ma nei suoni originali. Affreschi originali, terrazze a picco sul mare e giardini profumati dove si respirano gli odori di una costiera che ci è mancata, pronta ad accogliere nuovi viaggi che la nostra Italia merita di tornare a vivere.